Cari quadisti, buongiorno. Gara 1, Andrea Cesari, nostro giovane talento italiano. Ricordiamo, caro Andrea, sesta posizione al campionato europeo qualcosa. Non ce la faccio. Andrea, raccontaci di questo europeo nel quale non credevi tanto all'inizio dell'anno, invece piano piano sei cresciuto ottenendo una posizione di classifica veramente invidiata. Sì, sono partito, l'europeo è partito in Olanda, siamo partiti un po' così perché l'Olanda un po' gli italiani è sempre un po' la tappa quella peggiore, no? Sa la sabbia. Infatti abbiamo fatto, almeno io ho fatto molta fatica, ho fatto un 19esimo e un 20esimo e lì non sono partito benissimo, però in confronto all'anno scorso mi ero qualificato, quindi era già una bella cosa. Grande miglioramento. Sì. Step by step. Poi in Francia invece già avevo visto dei miglioramenti maggiori sulla terra, sul duro. Infatti avevo fatto un 12esimo nella prima manche e nella seconda, per mia sfortuna, avevo perso la sella, quindi... E da quella gara lì ho iniziato sempre di più a fare dei bei risultati, a fare comunque a guadagnarmi la prima fila e con la prima fila e dopo a combattere con quell'Olimpo che vedevi quasi irraggiungibile all'inizio dell'anno. Anche perché il problema è la partenza in prima fila, perché una volta che si parte davanti, il 90% della gara è finita, no? Ti fai i primi 3-4 giri nel gruppo. Dopo prendi i gap con quelli dietro e dopo tutti i controlli da gara. Esatto, di quelli davanti, che comunque siamo un riferimento. Esatto. Andrea, parliamo di questo italiano. Sull'europeo veramente ottime posizioni. In questo italiano raccontaci della tua gara 1 e dei tuoi problemi. No, è partito subito bene, a me piace molto quella pista. Già ieri mi trovavo molto bene, proprio benissimo in generale. Abbiamo trovato delle nuove soluzioni con KTM Farioli e il mio meccanico, che sono andate molto bene. E stamattina infatti ho fatto la pole, mi trovavo molto bene. Prima manche sono partito in testa, mi sentivo anche lì molto bene, non ero per niente stanco, ero molto concentrato e dopo verso 3-4 minuti dalla gara, 3-4 minuti dalla fine, mi si è spenta la moto in un curvone a gomito e sono arrivato secondo, però con le gare. Abbiamo risolto il problema dello spegnimento? Sì, era un cavo rotto. Dopo ci siamo accorti che abbiamo spaccato anche una colonnetta del mozzo, però io sono contento così. Grande Andrea, intervista nel parco chiuso di gara 2. Va benissimo. E un grande in bocca al lupo. Grazie. Grazie Andrea. Ciao.